Buonasera, grazie per l'invito. No, grazie a lei, lei viene spesso in Calabria, ha fatto campagna elettorale, si è espresso in modo netto contro l'andrangheta, la malavita organizzata. In più occasioni noi abbiamo avuto modo di confrontarci e di discutere, ma sulla pulizia, sulla trasparenza, sulla chiarezza, lei ne ha fatto un leitmotiv nel suo partito, anche pagando dei prezzi, ne prendiamo atto. Dottor Salvini, la legge sulle unioni civili è stata approvata, voi avete molti sindaci, tra l'altro le elezioni amministrative sono andate bene, no? Avete preso diversi comuni alle ultime elezioni e quindi la Lega è andata bene, però c'è un però, c'è la legge, come lei rispetta la scelta di alcuni suoi sindaci che non vogliono celebrare le unioni, che indicazioni darà? Ma innanzitutto è una legge letta articolo per articolo fatta male, scritta male, l'hanno commentata tanti avvocati matrimonialisti che hanno detto complicherà ulteriormente la vita delle coppie di fatto, sia gay che eterosessuali, perché incasina ulteriormente un diritto di famiglia che in Italia è già complicato di suo. Secondo, è l'anticamera delle adozioni gay, come purtroppo parecchi tribunali hanno già cominciato a riconoscere. Terzo, ogni sindaco agisca secondo coscienza, io non ordino niente a nessuno, non me lo permetto, figurati, se io ritengo che lo Stato debba fare poche cose e farle bene, non debbano esserci gli studi di settore. Ma se lei fosse sindaco applicherebbe la legge o farebbe obiezioni di coscienza? Secondo me è una legge sbagliata e fatta male. Quindi non la farebbe obiezioni di... È diritto di chiunque non applicare una legge che è sbagliata e fatta male. Senta, qui è stato lei è stato in Calabria pochi giorni fa, insomma, ha fatto dichiarazioni molto forti contro l'andrangheta, abbiamo visto però anche questa sera il potere anche psicologico di queste famiglie e il controllo del territorio. Che idea si è fatto della Calabria, della gente, dell'accoglienza che ha avuto e del problema specifico, al di là degli slogan? Ma al di là delle elezioni, un'accoglienza straordinaria, dei posti stupendi, una disoccupazione giovanile al 65,1%, che ahimè è un record a livello europeo, vuol dire che due ragazzi su tre, se vogliono garantirsi un futuro, devono scappare, e quindi non è possibile che una regione potenzialmente così bella e così ricca, con un mare stupendo, con un territorio stupendo, però male amministrata, per quello che ho visto. Se non ci arrivi in treno, se non ci arrivi in aeroporto, se non ci arrivi in autostrada, puoi avere il mare più bello del mondo, se non ci arrivi è un casino. L'andrangheta c'è lì, ma come c'è anche a Milano purtroppo, quindi mi piacerebbe che tutti dicessero senza se, senza ma, no ai voti di certa gente. Purtroppo ho visto che in qualche comune invece si continua a negare, no, ma qua non c'è l'andrangheta, non c'è la mafia, non lo conosco, non lo sapevo, è mio cugino, è mio cognato. E qua bisognerebbe prendersi la responsabilità di dire io certi voti non li voglio, io certi soldi non li voglio, certo. Io certi appalti non li voglio. Certo, ci vuole coraggio, però va fatto. Nicola Gratteri, che lei conosce bene, è diventato capo della Procura di Catanzaro, una garanzia di legalità, un magistrato impegnato che ha pagato prezzi altissimi nella sua vita privata, però un magistrato che ha fatto anche una proposta molto netta. Le intercettazioni che non inerenti ai processi che vengono pubblicate, i giornalisti devono essere puniti. Questa proposta di Gratteri ha fatto molto discutere, molto coraggiosa, non è molto lontano da lei, da quello che dice lei, sbaglio? Non lo conosco personalmente, ma lo stimo per quello che ne ho letto e per quello che ha fatto, come tanti altri magistrati in prima linea che parlano poco e lavorano tanto, mentre invece di solito chi parla tanto è perché ha tanto tempo libero a disposizione. Ne condivido assolutamente anche la proposta, perché se è vero come è vero che bisogna aiutare le indagini in ogni maniera possibile, da giornalista dico che mi vergogno quando leggo sui giornali pezzi di intercettazioni che non c'entrano nulla con nessuna fattispecie di reato, che riguardano Tizio, Caio, quello è andato a letto, quello ha fatto, quello ha comprato, quello c'ha quella macchina, quello c'ha quella casa. In un paese normale chi pubblica certe schifezze viene punito come chi fa certe schifezze, quindi magari fosse
applicata la norma prevista dal dottor Gratteri, magari. Due ultime cose. La prima riguarda Rosarno. Lei ha già esternato sull'episodio, però rimane la questione della tendopoli dei migranti. La soluzione proposta dalla Lega. Ma guardi, innanzitutto fa tristezza che ci sia dovuto scappare il morto perché le televisioni di mezza Italia si accorgessero di una vergogna che invece i calabresi denunciano da troppo tempo. Non ci sono soluzioni facili, però vorrei sapere quella gente dove lavora, per chi lavora, vorrei vedere i contratti, vorrei vedere i contributi versati, vorrei che ci fossero la ASL, l'Agenzia delle Entrate, la Finanza, tutti quelli che vanno a controllare i commercianti e i lavoratori normali che andassero anche lì a controllare, perché quello è schiavismo. Questa è la schiavitù degli anni 2016, non è accoglienza, non è immigrazione, non è integrazione. Quindi non si possono permettere certe cose, anche perché, ripeto, stiamo parlando di una terra dove ci sono due ragazzi su tre che scappano perché non hanno lavoro. Certo, se sono sotto ricatto dei 3 euro all'ora o dei 20 euro al giorno per andare a lavorare, quello non è lavoro, quello è sfruttamento, quello è schiavitù. Quindi mi auguro che lo Stato si ricordi che esista anche Rosarno, che esiste San Ferdinando. Ultima cosa veramente, Sala ha fumato Spinelli, non è contrario, cosa... Ma non so, Sala si è scoperto il più comunista dei comunisti, non l'aveva capito nessuno fino a 2 o 3 mesi fa. Io mi sono impegnato a smettere di fumare lunedì prossimo 20 giugno, siccome un politico deve dimostrare che mantiene la parola anche nel privato, non so che cosa si fumasse Sala. Per quanto mi riguarda, smetto con la mia carriera di fumatore di sigarette lunedì 20 giugno. Noi la seguiremo con le telecamere però, eh? Va bene? Va bene. Mi sfido a beccarmi con una sigaretta accesa da martedì prossimo. Va bene, noi la ringraziamo, in bocca al lupo. Dottor Salvini, grazie per la Calabria, grazie, buon lavoro al segretario generale della Lega che nonostante i numerosi impegni è voluto essere con noi. Stasera abbiamo la politica nazionale che è presente massicciamente, abbiamo con noi il vicepresidente del Senato, senatore Maurizio Gasparri. Buonasera senatore. Buonasera, buonasera a voi. Grazie buonasera. Di essere con noi, lei ha appoggiato anche Matteo Salvini, devo dire, a più riprese la nostra battaglia in Calabria contro la mafia organizzata. Molto, molto coraggiosa, quindi voglio esprimerle sostegno, apprezzamento per il coraggio che sta dimostrando, proprio per una scelta anche volontaria, essendo diciamo prestato a questa causa che, come dire, è stata scelta da lei, non rientrando diciamo nella sua abituale attività, ma da qualche tempo ho visto che ha sposato con forza la scelta della legalità, l'informazione, i filmati e anche andando incontro in Calabria a qualche minaccia, a qualche pericolo. Sì, noi giriamo con la Digos. Giriamo con la Digos accompagnati, ringrazio la Digos e la Polizia di Stato e la Procura, però non è un bel segnale, no, per questo Paese. Beh, anche se lei appunto facendo una scelta coraggiosa deve mettere in preventivo che a qualcuno il coraggio nel documentare l'illegalità può non piacere, a noi piace, quindi sicuramente ha tutto il mio apprezzamento e la mia condivisione. Due cose e poi la lascio, la prima cocaina. Porto di Gioia Tauro, non solo il porto di Gioia Tauro, c'è il porto di Genova, il porto di Trieste, altri di Civitavecchia, ma circola molto dalla Calabria. Vedo che le proposte politiche arrancano. Lei è un esperto della materia, nel senso che l'ha combattuta, si è impegnato nelle comunità sempre in prima linea. Come mai non si debella questa merda dalla Calabria che è la cocaina? Perché non si debella? Ma guardi, bisogna dare atto però che in Calabria purtroppo ci sono molti riferimenti del narcotraffico internazionale, purtroppo la connessione tra cosche dell'Andrangheta e trafficanti di altre sponde dell'oceano è un male antico, però ci sono anche persone che hanno combattuto e combattono proprio dalla Calabria questo fenomeno, voglio citare il procuratore Gratteri che da qualche settimana ha assunto la responsabilità della Procura della Repubblica di Catanzaro dopo anni e anni di intensa azione in prima linea nella Locride e la sua zona ed è uno dei maggiori esperti non solo diciamo della descrizione del fenomeno, i suoi libri a riguardo sono importantissimi, ma dell'azione condotta in prima linea. Quindi io voglio
come dire, fare qui una considerazione di speranza, perché c'è un fronte della carità che combatte questo fenomeno. Poi c'è purtroppo un consumo ampio che cresce perché viene tollerato, perché viene minimizzato, perché noi in Parlamento ci accingiamo, non per la cocaina, per altre droghe, però il discorso è sbagliato lo stesso, a parlare di legalizzazione, di tolleranza, che è un modo per incoraggiare dei consumi. Peraltro proprio Gratteri ha dimostrato come la legalizzazione non comporterebbe in alcun modo un danno per le cosche, lo voglio dire proprio citando i suoi dati. Ha spiegato Gratteri che la cannabis rappresenta come provento economico il 5% degli incassi della criminalità. Di questo 5% poi degli incassi, perché altre droghe, come dire, hanno un prezzo maggiore e quindi rendono molto di più della cannabis, di questo 5% dei proventi della criminalità, il 70% è legato a consumi fatti da minorenni, i quali non sarebbero ovviamente in condizione di poter accedere alla droga legale, come lei sa, perfino le sigarette, il tabacco, in teoria un minorenne non potrebbe comprarle, quindi a maggior ragione anche le proposte di legalizzazione della cannabis escludono l'acquisto di droghe legali eventuali da parte di minorenni. Quindi, se il 70% di questo 5% dei proventi è legato a minorenni che accederebbero comunque a un mercato illegale, noi leveremmo alla criminalità il 2% dei proventi. E ultima cosa, strage americana, molta omofobia, anche se non c'entra una strage islamica, però l'omofobia c'è, una riflessione flash su questo e poi la lascio alla sua famiglia. Ma guardi, ovviamente l'orrore di fronte a questa strage, cosa si può aggiungere a quello che tutti giustamente esprimono. Devo dire che però non bisogna trascurare la radice del fondamentalismo islamico in questa strage, e quando io qualche settimana fa ho detto che quando in Iran ci sono state condanne di omosessuali, quando lo Stato islamico getta dall'ultimo piano persone omosessuali, non ho visto una reazione forte, io tante volte anche si va solo quando per condannare Israele, quando si tratta di Israele sono tutti in prima linea, tutti in prima linea purtroppo. Che ha una radice religiosa islamica si manifesta negli Stati Uniti, forse si capirà che c'è una tendenza criminale a aggredire e sopprimere le persone omosessuali, che nello Stato islamico o anche in Iran, in altri paesi, con Rouhani molti si sono incontrati, si sono stretti le mani anche in Italia. Dopodiché nel paese guidato da Rouhani, l'Iran, c'è un'intolleranza anche con condanne severissime, per non parlare appunto dello Stato islamico, dove c'è addirittura una persecuzione. Ora, che questo fenomeno, che ha una matrice religiosa islamica, irrompe in maniera tragica, mostruosa in Occidente, forse qualcuno capirà che in un'altra parte del mondo c'è questo fenomeno. Senatore Gasparri, noi l'aspettiamo qui in Calabria a combattere con noi, intanto la ringraziamo, lei viene, ci tiene, lo sappiamo, a questa regione, e in bocca al lupo per il suo lavoro e grazie per essere stato con Buona noi. Sera. Toglie terreno, no, alle cosche, perché non è vero che le cosche danno lavoro, l'industria, l'imprenditoria dà lavoro, ma fate abbastanza? Ma le cosche il lavoro lo danno perché si sostituiscono, agli imprenditori sani e, diciamo, e si ammantano anche di un velo di bontà, perché la mafia, diciamo, gestisce anche un consenso sociale, ha bisogno anche di consenso sociale, fa politica a modo suo e quindi dando lavoro acquisisce prestigio e forza. Molte imprese importanti, purtroppo, e lo denuncio, nella mia terra in Calabria sono in mano alla mafia attraverso prestanome o uomini fantoccio. Però lei, dottor Censori, rappresenta il PD, sensibile su queste scomparse, su queste lupare bianche, forse bisognerebbe fare qualcosa a livello legislativo, non ci sono margini? Ma io penso che l'attività delle forze dell'ordine è un'attività preziosa e laddove ci sono stati degli spiragli, le forze dell'ordine hanno portato alla scoperta di situazioni gravi. Io voglio ricordare un episodio che si è verificato 2-3 anni fa nella piana di Gioia Tauro, dove un giovane battalamiere, un meccanico, era stato brutalmente ucciso perché per un amore proibito. Lì le forze dell'ordine, attraverso un lavoro, diciamo,
minuzioso, scrupoloso, attraverso poi i nastri delle telecamere sono, diciamo, arrivati ai responsabili di questo atroce delitto. Voce. Di Rossella Casini, si è ricostruito tutto, ci sono intercettazioni, ci sono pentiti, è stato fatto tutto. Ora, lei non si occupa della magistratura, però sono passati 34 anni prima che venisse intestata una via a Rossella Casini a Palmi. Cioè questo, almeno questo, la politica potrebbe farlo. Cioè ci sono tantissime lupare bianche, indipendentemente dalla provenienza di estrazione degli scomparsi, che magari possono anche essere stati scomparsi non con una vita legale, però sono scomparsi, sono vittime, diventano vittime. Forse è il caso che la politica intervenga perlomeno nella sensibilizzazione. Guardi, la politica potrebbe fare di più e lanciare messaggi molto incisivi e diretti rispetto al contrasto alle consorterie criminali. Non l'antimafia di facciata che io detesto. Abbiamo visto, esatto, con degli esempi concreti. Vabbè, io non voglio fare, diciamo, il primo della classe. Io da sindaco ho scelto di intitolare la mia via, la via dove abito a casa mia, a una vittima di mafia. Io abito in via Peppino Impastato. Complimenti per questa ed è un segnale tangibile di una scelta di vita e ne vado fiero io e i miei figli. Con il quale spesso, per il quale ho una grandissima stima, ma con il quale spesso discuto e litigo in altri contesti. C'è senatore, c'è in onda, in online? Sì, sì, ci sono. Ha sentito da Vigo le parole molto lo sporco, i pidocchi vanno dove c'è lo sporco. C'è tanto o poco sporco? Beh, io ho avuto qualche problema sull'audio, però le parole di Davigo le ho sentite in maniera, credo, integrale. Davigo rimarcava, oltre l'insegnamento per cui i pidocchi cercherebbero lo sporco, anche un altro episodio per cui qualcuno, non ho afferrato bene il nome, si vantava di... Non l'ha detto il nome, senatore, non l'ha detto. Però qualcuno si vantava di atteggiarsi a mafioso quando era giovane, per poi assumere, credo di aver capito, ruoli pubblici. Bene, è qua che bisogna intervenire, perché oltre che politico, prima che politico, io sono un educatore, io vengo dal mondo della scuola, ed è qua che secondo me si deve giocare la partita. Noi dobbiamo far capire a noi stessi per primi che certi modelli di comportamento non sono affatto modelli vincenti, per quanto magari le serie TV o i film o d'altro, o magari anche la realtà in certi contesti vogliano far credere ciò, ma piuttosto siano dei modelli perdenti. Pertanto noi dobbiamo recuperare una sana, robusta, condivisa cultura dei valori. Il vero problema è che, come lei appunto diceva, non abbiamo appunto questi valori che fungano da anticorpi per capire che certe cose, anche se dovessero generare profitto, anche se dovessero comportare vantaggio, risultano comunque inaccettabili. Il fatto che la società emiliana, la società lombarda, la borghesia imprenditoriale del Piemonte o del Veneto non facciano argine, come ci si spera, come ci si augurava, come tanti speravano, di fronte al diffondersi di certi comportamenti che un tempo erano considerati esclusivamente meridionali, esclusivamente di alcune zone del sud d'Italia, la dice tutta sul vuoto di valori che rappresenta il brodo di coltura ottimale per il diffondersi di fenomeni criminali che stanno impoverendo la nostra regione, la nostra in particolar regione. Modo, ma non soltanto. Sì, questo è gravissimo, per cui ben venga un insegnamento proposto da Pier Camillo Davigo nelle scuole. Io ricordo di averlo portato nel liceo classico in cui insegnavo nell'ottobre del 2012, ricordo di aver chiamato anche Gherardo Colombo, che era con Davigo uno dei pilastri del famoso pool di Mani Pulite, ma ricordo di aver sempre educato i miei ragazzi al rispetto delle regole. Bene. Perché in assenza Bene. Delle stesse, prego. Non c'è futuro, senatore.
scappa. Ma appunto credo che il problema principale non sia quello che non paghino le multe. No, vabbè, era penso che il problema fondamentale sia quello di aver ormai, diciamo, ridotto questa regione e alcuni pezzi di territorio di questa regione in una totale soggezione, perché io credo che c'è ormai una differenza su come l'Ndrangheta consideri il mezzogiorno e il nord. Certo. Il mezzogiorno deve stare in soggezione, il nord è il luogo, o anche l'est, per fare affari, business. E questa è anche la dimostrazione, ecco, questo è un primo insegnamento che potremmo dare ai ragazzi. Non è vero che, diciamo, l'Ndrangheta risolve il problema della disoccupazione, l'aggrava, perché impoverisce e trasferisce fondamentalmente questa ricchezza illecita da altre parti. Quindi io penso che noi meridionali per primi, noi calabresi, che abbiamo il triste primato di avere la mafia più potente del mondo, dovremmo ribellarci, perché non è un primato ma è un impoverimento. Però posso dirle, andando in giro ad Archi, andando in giro, come vedrete ragazzi, nei vari quartieri, la gente per bene di Archi, che c'è, la gente per bene di Locri, che sono la maggioranza, mi dice: i giovani mi fanno tenerezza, anche quelli di famiglie discutibili, perché dico: Klaus, io vorrei fare, verrei con te a fare il giornalista, anche gente di famiglie, cioè così, ma tu lo faresti? Io vorrei fare il giornalista, vorrei fare quello, vorrei... cioè bisogna dare un'opportunità a questi ragazzi, non si può, cioè non si può. E voi lo state facendo, perché arriveranno molti soldi, a molti soldi in Calabria. Onorevole, che contributo, premesso appunto che il sindaco sta puntando molto sul recupero, questo giovane brillante sindaco, il dottor Falcomatà, sul recupero dei quartieri nell'ambito del possibile, perché i poveri comuni non è che abbiano tutte queste possibilità economiche, però lui ci sta credendo, ci sta investendo. Cosa può fare la buona politica per recuperare queste zone, magari anche agevolando l'impresa, i Capalbo, agevolando i Rubettino, i Callipo, i Caffo, per fare degli esempi? Cosa potete fare? Ma io credo che possa fare molto. Tra l'altro è vero che i comuni non hanno nella gestione quotidiana molti soldi, però possono essere destinatari appunto di quei famosi finanziamenti regionali che possono, europei e regionali, che possono insistere molto sull'inclusione sociale. Io credo che il problema fondamentale delle periferie delle città è che c'è una vera e propria emarginazione sociale, cioè lo stato d'abbandono si accompagna all'emarginazione sociale. Penso che l'investimento fondamentale che si debba fare nei prossimi POR siano due: un welfare inclusivo che sostanzialmente interviene sulle zone più degradate, più periferiche, e dall'altro dei grossi investimenti in innovazione delle imprese. Tra l'altro qui proprio in provincia di Vibo ci sono delle imprese anche artigiane che, mettendo insieme innovazione ed artigianato, sono diventate delle best practice. Sta, c'è bello, una piccola azienda a Vibo Valencia, la Paloma mi pare che si chiami, comunque una piccola azienda Reggio Calabria, positivi, supportata anche da Calabria Innova, che è una struttura regionale che promuove gli investimenti di innovazione, è passata dal cancello tradizionale al cancello progettato in 3D. Censore. Allora, prima Rossi incontra Oliverio, una riflessione su questa cosa, un fatto positivo, positivo, no? Positivo, certo. Accertare la verità è sempre un fatto poi positivo. Poi Rossi è candidato segretario, adesso con Renzi, con la botta che ha preso, che avete preso alle elezioni. Avete nessuna preso? Botta. Nessuna botta? Il responso lo vedremo il giorno 19 dopo i ballottaggi, intanto su 1300 comuni dove si è andato al voto, su 1000 abbiamo vinto, PD, centrosinistra, diciamo, sono municipalità. È andata male a Napoli, è andata male ma a Roma, c'è stata una rimonta importante a Roma, nessuno scommetteva un soldo che a Roma Giachetti potesse andare. Questo lo devo ammettere. Alla Renzi si dovrà dimettere? Non penso.
Renzi perché ancora... già Speranza da segretario, però forse è il caso che faccia un passo indietro o no, secondo lei? No, è importante che Renzi porti avanti questa azione riformatrice nell'interesse del Paese. Ci aspetta questa sfida importante per il referendum, perché una cosa è votare per i sindaci delle città e quindi si vota per la persona su basi localistiche, un'altra però cosa... Però scusi, Renzi non deve cambiare nulla, va tutto bene? Scusi. No, ci sono degli aggiustamenti che deve fare, deve dialogare un po' di più con alcuni mondi, perché nella politica si deve Noi siamo andati nelle periferie e non ci è sembrato che il PD... periferie di Milano e di Roma, che oggi il voto lo conferma, Giachetti fa il pieno incendio. Cioè voi venite votati dai più ricchi, avete perso il popolo. Ho letto un dato che attesta il PD intorno 34%, è un risultato importante. Non è comparabile al voto delle europee, però un voto significativo. Noi rimaniamo dell'opinione che invece il PD debba fare, siamo d'accordo su questo dato, è vero, lo confermo, però siamo dell'idea che debba fare autocritica, perché qualcosa, soprattutto nei quartieri poveri popolari, non ha funzionato. Più che pensare a certi ambienti, forse bisogna tornare nelle periferie.